Ciao Tutti, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. À vrai dire, je ne trouve pas toujours le sujet de discussion. Je n'ai pas de proposition à part de vous faire, à part de mes connaissances russes. Je voulais quand même continuer mes langues, mais je ne sais pas. J'ai contacté une école de langue qui n'est pas très loin de mon travail. Et eux, ils m'ont dit qu'ils allaient me renseigner, mais bon, pour le moment, j'ai toujours pas de renseignements parce que je voudrais utiliser mes heures de SIF ou DIF, je sais plus comment ça s'appelle, CPF maintenant, comment ça s'appelle. Donc, je voulais utiliser ça pour. Je voulais utiliser ça pour justement me consacrer plutôt à l'anglais qu'à l'italien parce que. Bon, avec le travail, ça m'étonnerait que l'italien ils vont accepter, mais l'anglais, pourquoi pas? L'italien, j'ai pensé me payer les cours toute seule, hein, parce que franchement, je veux pas du tout abandonner cette langue que j'adore. Et là, j'ai ramené à nouveau mon petit bouquin, mon énorme bouquin, pour voir qu'est-ce qu'il y a encore, pour m'entraîner encore un tout petit peu, une toute petite lecture qui peut être ennuyante pour vous, mais tant pis. Je suis désolée, mais ça c'est. Je continue à tenir mon journal avant tout pour moi, pour savoir est-ce que j'évolue, est-ce que je dégrade au niveau de lecture au moins, parce que c'est vrai que le temps que je me trouve des cours ou que j'avance dans la grammaire et puis dans le parler à moi-même, ça va être un peu difficile. Donc au moins que je m'entraîne en lisant, ce sera déjà ça. Bon. En lisant une petite poésie, je pense, je ne me suis pas du tout entraînée, toujours de la livre Pontelongo. Donc il y a ça. Questa è la storia di uno di noi, anche lui nato per caso in via Gluck. In una casa fuori città, gente tranquilla che lavorava, che lavorava. Laddove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Questo ragazzo della via Gluck si divertiva a giocare con me, ma un giorno disse: vado in città, e lo diceva mentre piangeva. Io gli domando: amico, non sei contento? Vai finalmente a stare in città. La troverai le cose che non hai avuto qui. Potrai lavarti in casa senza andare giù nel cortile. Eh beh, il y a des mots que je ne connais pas, mais du tout, quoi. Mio caro amico, disse qui, sono nato in questa strada. Ora lascio il mio cuore, ma come fai a non capire? E una fortuna per voi c'era restate, a piedi nudi a giocare nei prati, mentre là in centro. Io respiro il cemento, ma verrà un giorno che ritornerò ancora qui e sentirò l'amico treno che fischia così, wah wah. Passano lì anni, ma 8 sono lunghi, però quel ragazzo ne ha fatto di strada. Ma non si scorda la sua prima casa, ora coi soldi lui può comperarla, torna e non trova gli amici ci. Che aveva solo case su case, catrame e cemento. Laddove c'era l'erba, ora c'è una città. E quella casa in mezzo al verde ormai dove sarà? Voilà, écrit par Celentano del Prete e Beretta, il ragazzo della via Gluck. Comme d'habitude, leur petite poésie. Mais bon, qu'est-ce que je pourrais voir d'autre? Si je prenais un petit passage du texte, peut-être ce sera pas mal. Cette ville de Gluck, ça me fatigue. Ou commencer, autant de commencer par le début, peut-être que. Libro memoria, un libro colorato. Sono le due immagini che possono descrivere. Questo bel libro. Troppo spesso le istituzioni, ma anche l'opinione pubblica e i cittadini dimenticano le cose successe. La vita è protagonisti di un passato remoto e meno remoto, i fatti e le vicende di una volta come quelle più recenti.
Io sono convinto che il passato ha sempre da insegnarci qualche lezione oltre che eliminare le nostre scelte e azioni concrete. La fatica di Emidio Pichelan e degli amici dell'archivio storico porta all'oggi ciò che abbiamo vissuto ieri, una memoria quindi attraverso la quale poter leggere la realtà complessa in cui viviamo. Un libro colorato da tante fotografie di persone e momenti della vita di un secolo appena passato e già così lontano. Tante immagini di come eravamo e di quanto siamo cambiati. Un libro di memoria e fotografie per salvaguardare e valorizzare le nostre radici, la nostra identità. Ah, c'est sympa tout ce qui est écrit, je comprends un petit peu, mais ça me paraît bien. È bene mantenere le proprie radici. Guai agli stradicati. Le radici si hanno solo nei paesi d'origine, nella terra, non nel cemento. Il testamento lasciatoci da Norberto Bobbio, uno dei più grandi maestri di pensiero del XX secolo. Avere un paese vuol dire non essere sole, aveva scritto molti anni prima un altro piemontese, Cesare Pavese, lo scrittore delle colline della luna dei Falò. La nostra identità si fonda sulla storia e la tradizione di Pontelongo, costituisce una parte della ricca storia della Sacchissica di Padova e più in là del Veneto e dell'Italia. Diversi possono essere i modi per tutelare e valorizzare la storia e l'identità di una comunità. I testi di storia locale che finora abbiamo conosciuto raccontato di accadimenti e vite vissute che si susseggiano al di là e al di fuori dei contesti provinciali, regionali e nazionali dell'epoca. Sono libri che parlano di casogni, fatiche, miserie, fame, epidemie, quasi con nostalgia, condita da molta retorica per quel tempo passato. J'adore cette langue. L'opera che andrete a leggere propone un modo nuovo di scrivere la storia di una comunità locale. La storia di Pontelongo, così come narrata, è piena di passione civile e partecipazione emotiva. Non corre ai margini degli avvenimenti più grandi e generale non è vissuta al di fuori ma dentro alle vicende sociali e politiche del tempo. Ispirata delle idee e dalla cultura regionale e nazionale. Una storia minore letta e ricondotta nella più ampia pagina di quella veneta italiana. L'autore e gli amici dell'archivio storico hanno un altro merito, la tutela della diversità culturale proveniente da una storia e da una tradizione vissute in mondo originale dalla nostra comunità. La loro è un'opera che si oppone all'economia culturale che oggi tenta di affermare il marketing degli stili di vita, forme di vendita commerciale e di intrattenimento che determinano una pericolosa omogeneizzazione della cultura caratterizzata da comuni miti di plastica, adottati in quei paesi che si aneggiano nella dimenticanza delle loro tradizioni e storie secolari. Questo bel libro contribuisce poi a irrobustire le nostre radici e ad arricchire la memoria dopo i lavori di Andrea Nante,
Villa Foscarini, Rizzio a Pontelon, Gumberto Marinello, Lager dentro, Lisa Bregan, Bregantin, caduti nell'oblio. Esso trae origine da un ventennale impegno profuso nella ricerca e nella costruzione di un archivio di foto e documenti, svolto in servizio permanente affettivo da Paolo Benvenu, Adriana Comugnani e Giancarlo Zaggia. L'autore non nasconde la sua ambizione fin dal titolo. Il racconto di 100 anni di avvenimenti e personaggi in parole e immagini gli va riconosciuto il merito di aver scritto un libro che ti prende e non lasci finché non l'hai finito. È leggibile, godibile e coinvolgente come un libro d'avventure o un film di una storia intensa. Mi viene da aggiungere che non si poteva che scrivere un buon libro, visto il luogo di cui si occupa, pensando anche all'origine forestiera dell'autore. Le cose che ho imparato anzitutto e le cose che verranno a sapere i pontelongiani, vicini e lontani, residenti, emigrati, immigrati e tra loro gli appassionati di storia locali. Alla fine, la storia non è meno importante perché locale soprattutto non è banale o scontata. Le pagine si rincorrono tra avvenimenti drammatici ed eventi eccezionali, tra personaggi dal profilo sicuro e famiglie importanti, tra investimenti di capitali e ridisegno urbano. La comunità prende forma un poco alla volta nella sua architettura, nel disegno urbano, nella sua anima. E che personaggi? Luigi Ostagni, sindaco longevo ed eccezionale, che dà un'impronta inconfondibile e duratura al modo di concepire il ruolo e i compiti della pubblica amministrazione. Nel corso del suo mandato il comune diventa istituzione e strumento di progresso sociale. Il diritto di voto alle donne, l'alfabetizzazione, la presa di coscienza civile e politica sono i temi che contraddistinguono la sua azione amministrativa. No. È un caso che il suo carisma cresce in concomitanza con un più ricco terreno culturale in presenza della prima formazione di una classe operaia, insieme a una classe media innovativa. Sono gli stessi connotati che ritroviamo nelle prime amministrazioni a guida socialista in diversi comuni del Veneto e dell'Italia del Nord. Alcune importanti e concrete politiche sociali che oggi appaiono consuete sono concepite in parte avviate e realizzate in quegli anni a Pontelongo e non negli altri comuni del Piovese. Nasce la casa di ricovero per i vecchi bisognosi, si sviluppa la scuola comunale con nuove maestre e nuove classi, si realizzano le campagne di vaccinazione e di prevenzione sanitaria contro le malattie dell'epoca. Ciò che oggi è definito stato sociale allora era assistenza vitale svolta con onesta ed efficienza moderna. Si può affermare che l'amministrazione Ostagni costituì, assieme ai tanti comuni rezzi, da sindaci riformisti, un modello di buon governo dell'ente locale.
Il modello sul quale si fonde l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, che non a caso vide Pontelongo tra i suoi fondatori. In questo contesto, alle elezioni del primo de Poggiera, il Partito Popolare e il Partito Socialista ricevono il maggior numero di consensi e sono proprio i popolari locali che si organizzano contemporaneamente e quelli nazionali guidati da Don Sturzo. I socialisti saranno nel secondo dopoguerra la maggior forza di opposizione alla Democrazia Cristiana. È lo stesso sindacato Ostagni che poi ritroviamo moralmente e politicamente coerente nel respingere in municipio la prima provocazione fascista. Altre due figure emergono tra le altre: Antonio Galvan, filantropo generoso, la cui opera sconfina ben oltre gli orizzonti comunali, contribuendo alla crescita affermazione dell'Università Cattolica di Milano, l'indimenticabile Don Valentino Quaon, prete di una fede totale e indiscutibile, ma anche leader culturale e politico con la passione del mattone, del cinema, del teatro e del bel canto. E poi lo zuccherifico dei Belgi e di Montesi, la casa del fascio, il confronto delle idee, delle idee e delle identità politiche, l'illuminismo amministrativo e la creazione di servizi per i cittadini, le tutele per i più deboli e la centralità dell'associazionismo, l'istituzione della scuola di avvivamento industriale e commerciale G. Marconi. Grazie all'insediamento dello zuccherificio, Pontelongo pratica in tempi lontanissimi un embrione di identità europea molto prima della nascita della CE, dell'Unione Europea attuale. Ma si tratta anche di una ulteriore esperienza industriale, urbanistico, sociale che meriterebbe di essere annoverata tra quelle più note di Marzotto, Rossi, Camerini, che hanno fatto parlare di un modello veneto nell'industrializzazione nazionale. Nella nascita e nello sviluppo dello stabilimento saccarifero di Pontelongo, chiamato dai nostri il Belgio, per le sue origini societarie ritroviamo molti elementi comuni alle esperienze citate: la cura diretta dell'insediamento, delle maestranze produttive, la creazione di un quartiere operaio e un impiegatizio modello, l'organizzazione e la promozione di attività ricreative e sportive. Nelle sostanze, la preoccupazione per il controllo sociale della classe operaia che si veniva a formare. In queste pagine si scorpono poi donne e uomini semplici, responsabili e tolleranti, saggi e creativi, una comunità aperta e dinamica da cui trarre insegnamenti sui concetti di bene e di male, di impegno civico e solidarietà autentica. Per le cose qui ho fatto cenno e per le tante altre che si trovano nel libro, mi sento di raccomandarne la lettura a casa e a scuola, giovani e meno giovani. È scritto bene, uno stile scorrevole nella struttura e nel periodare, modellato in una forma comprensibile e appetibile ai palati raffinati e meno. Si ritrovano contenuti, sensazioni e immagini. Solleva anche interrogativi e mi auguro che essi stimolino l'apertura di appassionate discussioni. Non è facile scrivere di fatti e personaggi vivi nella
memoria della gente è recente e compromettente e la storia è più vicina soprattutto quella delle idee e delle identità, quella che insegna, spiega, motiva e aiuta a correggere. Quantomeno la storia recente insegna a non ripetere gli errori. Un auspicio finale, la storia non finisce qui. Ci sono altre pagine da scrivere e da svelare, e penso in particolare a quella del Belgio. Mi auguro che questo libro sia letto e discusso da tanti pontelogagni e forestieri, stimolando la curiosità a scoprire nuove microstorie della nostra comunità locale. Scrive per Roberto Franco, sindaco di Pontelongo. Non so, c'était un tout petit texte. Voilà, et après ça continue, hein, on n'est pas à la fin, donc c'était un tout petit texte de la page 7. Ensuite, il y a Centi anni di storia, donc les 100 ans d'histoire. Ça sera pour la prochaine fois, et je vais lire petit à petit comme ça tout le livre, comme ça, ça m'entraîne à lire, et puis je comprends quand même un petit quelque chose qui est dedans, et en espérant qu'un jour, ça arrivera complètement la compréhension intégrale de ce livre, total. Voilà. Je vais peut-être traduire petit à petit, comme ça, ça... Parce qu'en fait, en lisant, vous pouvez également vous souligner les mots que vous ne comprenez pas ou les verbes qui sont répétitifs. Donc, c'est-à-dire que ce sont des verbes assez importants comme ça peut être avoir et être en français, qui sont utilisés pour les temps futurs, passés, etc. Présents, tous les temps, quoi. Et ça vous permettra de les conjuguer également, de comprendre leur conjugaison dans le texte écrit et leur utilisation également. Voilà, donc une petite astuce comme ça pour vos apprentissages, votre motivation d'apprentissage. Et voilà, donc je vous dis à très très bientôt. Mille grazie a tutti et ciao. Bye.